Ciao a tutti ragazzi, qui è Xavier e bentornati alla campagna di Giovanna d'Arco di Age of Empires 2. Siamo arrivati a quella che dovrebbe essere l'ultima missione, se non sbaglio, della campagna della Francia. È una martire perfetta. Vediamo. 14 luglio, Bordeaux. Bird. Giovanna d'Arco non è più tra noi. Un mondo ricco e ora povero e vuoto. Gli inglesi l'hanno processata come eretica. Giovanna era acuta e pronta e ha evitato tutte le astute trappole verbali dei suoi persecutori. Giovanna non rinnegò la sua missione. Gli inglesi la giudicarono colpevole e la bruciarono sul rogo. Ma la sua morte non è stata invano. La pulzella è il grido di battaglia che richiama contadini e nobili alle armi. Il mio è un esercito di persone. E anche senza il re, siamo pronti ad attaccare la fortezza inglese di Castillon. Una vittoria a Castillon schiaccerà per sempre le pretese degli inglesi in Francia. Se dovessi morire in battaglia, muoio per la pulzella di Orléans. Muoio da patriota della Francia. Uff. Emozionante, ragazzi. Non so, sarà il voice acting, ma mi sono emozionato quasi, caspita. Ok, obiettivi principali. Il carro da carico che trasporta la bandiera francese non deve essere distrutto. Incontra l'esercito francese comandato dal conestabile Riquemord. Non lo so. Incontra l'artiglieria francese comandata da Jean Bru. Pianta la bandiera francese caricata sulla collina di Castiglione. Suggerimenti: l'esercito francese può sostenere solo una popolazione di 125. Maledizione. La maggior parte della terra qui è occupata. Dovrai rimuovere la Borgogna per costruire una città. Non abbattere tutte le mura della Borgogna, puoi usarle per la tua difesa. Sì, l'ho pensato già, lo sapevo. Gli acieri arco lungo sono potenti, ma le bombarde sono meglio. Cazzate. Puoi ordinare alle bombarde e altre armi ad assedio di assumere una posizione di nessun attacco se stanno danneggiando le tue stesse truppe. Esploratori. Riferiscono, i francesi stanno radunando le loro truppe per vendicare la morte di Giovanna e per cacciare gli inglesi dalla Francia una volta per tutte. Joscelin, il comandante dei francesi, ha portato la bandiera francese sul campo di battaglia con lo scopo di piantarla sulla collina vicino Castiglione. Un grande esercito francese attende il suo comando, ma i rifornimenti scarseggiano. I borgognoni viola possiedono una città fortificata con abbondanti risorse a ovest della tua posizione. Il conte di Shrewsbury è accampato a nord della città dei Borgognoni, ha portato la cavalleria pesante sul campo di battaglia, ma dovrebbe essere un gioco da ragazzi per la cavalleria pesante francese. L'esercito inglese è l'avversario più pericoloso, difenderanno ferocemente la collina con gli acieri arcolunghi, i cavalieri scelti, i trabucchi, gli onagri e le fortificazioni. Già. Ti vendicherò! Lord Jocelyn, l'esercito attende i vostri ordini. Let's go. Che cominci la tortura. Allora, ho una strategia in mente, ma speriamo che funzioni. Dobbiamo essere veloci nel prendere il possesso della città borgognona. Battiamo per Vergognosa. la pulzella d'Orléans! La spada di La Hire sente la mancanza del sangue. Vedremo come se la caveranno gli archi lunghi inglesi contro i cannoni francesi. Oh wow. Abbiamo anche i cannonieri adesso, bene. Mio signore, forse dovremmo sconfiggere i borgognoni e stabilire la nostra base nella loro città. È solo un'idea. Oh yeah. Beh, era il mio piano. Allora, non dobbiamo distruggere le mura. Oh, aspetta. Dobbiamo distruggere quel trebuchet prima. Dobbiamo one shotarlo se è possibile. Ok. La cosa più difficile. Che caspita? 8 più 27? Ma che unità è? What the fudge?
Scusate. Ma cavolo che... battaglia difficile. Cioè, ho perso purtroppo direttamente le nostre re bombarda. Ma pazienza. Allora, la cosa migliore che possiamo fare è aprire i cancelli, perché tanto i cancelli dobbiamo distruggerli per forza, che altrimenti gli alleati possono usarli. Sniper. Ok, ritiriamo le nostre unità d'assedio. Addirittura un castello c'è. Non me lo ricordavo per niente questo. Sincero. No, no, non dovete attaccare assolutamente le mura, ragazzoli. Perché il piano praticamente consiste nel tenere le mura queste qui fortificate dei borgognoni. Così praticamente le unità nemiche non possono attaccarle e possono attaccare solo ed esclusivamente i cancelli che metteremo noi. Così da limitare i loro punti di attacco il più possibile. Poi deve attaccare il castello, non il cavaliere scelto coraccio che... che pensa di fare qualcosa. Non penso che possa convertire questi, quindi... guarda che sto andando a provare a convertirmi il cannone qua. Ma non ti vergogni un po'? Ma manco un po'. Ok, grazie. Dentro, andiamo. Let's go. Non vuole attaccare questo, è un esploratore. Però lo leviamo. Dove sono i nostri abitanti? Ok. Che bello avere questi Arbalest. Chissà se ce li abbiamo. Effettivamente. Allora. Direi proprio che il centro città lo mettiamo qui sopra. Let's go. Beh, non erano molte risorse, devo essere sincero, però. Allora. Oh, ok, questo cancello è diventato direttamente nostro. Ottimo. Ah. Ci hanno un po' scammato. A quanto pare l'hanno modificata questa cosa. Furbi. Allora. Ez. Che adesso noi facciamo una cosa molto rapida. Cioè noi ci spicciamo tipo immediatamente e ce ne andiamo ad attaccare la base degli inglesi di Shrewsbury. Per il semplice motivo che, come vedete, il loro punteggio è ancora basso. Quindi questo significa che ancora la loro base non è troppo fortificata, cioè non sono così potenti ancora a livello di unità. Quindi se li attacchiamo subito, eliminiamo un enorme problema da subito. Soprattutto facendo così eliminiamo un enorme fastidio per dopo. Comunque mi chiedo che cosa fosse quella unità borgognona. Nostro amato generale in Gonnello. E disrespect. Ok, dobbiamo comunque proseguire nella creazione di una economia.
Dobbiamo eliminare tutti gli abitanti del villaggio nemici, perché questi qua provano a ricostruire come pazzi. Ok, vediamo. C'è un castello, ok. Aspetta, tu che stai facendo? Ecco. Dobbiamo eliminare tutti gli abitanti del villaggio subito, tipo. Ok. A posto. Abbiamo fatto una cosa, ragazzi, che per la nostra salute mentale sarà fantastica. Oh. Oh. Ecco, ok. Perfetto. Oh, meraviglioso. Quindi, fatto questo, in pratica abbiamo praticamente eliminato un problema enorme. Quindi almeno da questo lato possiamo stare abbastanza tranquilli. Soprattutto abbiamo tutte queste meravigliose risorse a nostra disposizione senza nessuno che ci dia fastidio. Siamo all'età dei castelli, sì. Quindi io ho un monastero. Lo vorrei fare. Per semplice motivo che magari così cominciamo a curare le nostre unità. Oddio, non abbiamo abbastanza legno per fare. Cioè, per uno di legno non possiamo fare il nostro R. What? Perché non c'è la descrizione? Strano. Comunque, va bene così. Ok. Monca S. Allora, direi che possiamo salvare, perché questa è stata una cosa molto buona. Cioè, riuscire a eliminare direttamente questi, ragazzi, ripeto, è stato ottimo. Un enorme passo avanti. Che poi dobbiamo cominciare a gestire un po' la situazione, perché questi qua cominceranno a dare fastidio. Soprattutto la cosa molto brutta è che già i borgognoni sono molto più corazzati rispetto agli altri. Cioè, c'hanno direttamente gli alabardieri che per la cavalleria sono terribili. Devo fare balistica di costo a queste unità, perché non si può fare sta vita. Però prima dobbiamo creare un buon perimetro. Ok, adesso non abbiamo perso troppissimissima roba. Certo, abbiamo perso qualche eroe, abbiamo perso purtroppo forse la Ir pure c'è morto nel mezzo. Ah no, è vivo la Ir, bene. Stavolta vediamo se riusciamo a farlo stare in vita. Se possiamo dobbiamo costruire castelli tipo a manetta qua sul nostro fronte. Dobbiamo cercare di creare una difesa tipo al più presto possibile, perché sennò potrebbe diventare un bel problema molto in fretta. Non abbiamo più cibo a disposizione. Ok. Questo è un bel problema. Beh, vuol dire che dovremmo spostare un attimo questi abitanti sulla legna fino a quando non facciamo altra roba. Allora, quelli là che stavano qui li mandiamo direttamente a raccogliere ogni 60 di come si chiama? Ogni 60 di legno praticamente mandiamo un abitante del villaggio a fare una nuova fattoria, perché dobbiamo comunque stabilizzare il nostro cibo. Tanto per ora loro
non è il problema principale. Cioè comunque non è la risorsa che ci serve adesso. Ecco che cominciano ad arrivare. E proviamo a baitarli praticamente con questi cannoni. Certo, i cannonieri questi qua sono fortissimi contro gli alabardieri e cose varie. C'è anche questo da considerare. Oddio, guarda quanta roba sta arrivando. Oddio, ma quanti sono? Perfetto, se si fissano. No. Il poveraccio era appena spawnato, ecco. Ma che? Scusate, eh. What? Ma mia... What? Mi hanno convertito... un cannone. Ma come? Ma che ricerca hanno fatto, mo? Ehi, non ti azzardare. Ma devo eliminare per forza i borgognoni qua, perché sennò... Come vedete, continuano a mandare queste unità anche singole che... rompono. Allora, la cosa migliore che possiamo fare adesso è cercare di chiudere un attimo questo muro qui, perché... No, aspetta così. Perché veramente è insopportabile sta storia. Ups, vabbè. Facciamo finta che quella farm sia in una buona posizione, ragazzi. Purtroppo la mia voce è un po'... tipo rauca. Qualche motivo. Ok. Non siete nulla senza Giovanna. Preparatevi alla battaglia. Stiamo a No, per favore, non arrivate. Non sono preparato. Mi serve un'università. Devo fare balistica. Ci serve un fabbro. Perché in effetti dobbiamo migliorare la portata delle frecce in generale. Ma quel disgraziato non ha finito queste mura. Vai, va. Guardali. Tutto bene. Ok. Buoni. What? Outrange nel castello, grandioso. Aspetta. Ok. Ma quanto sono simpatici proprio. Oddio. No. Quanto ha di range? 8 più 2. Questi hanno 5 più 6. Uff. Attaccate questi babbei. Io cerco di focussare Giulia Labardieri. Guarda la IR. Cioè hanno 11 di range sti schifosi. Forse un bodkin arrow non basta. Ne outrangiano pure. Ok. Ma... Ehi, ma quella è una caserma.
The Face, come vuol dire, l'hanno costruita. Oh my goodness. Andatevene a casa un attimo. Maledetti. Oh. Monaco, non lo so che fine ha fatto, però penso che sia esploso. Oddio, che situazione, oh. Basta micrare singolarmente ogni unità. Dove stai andando voi? Che c'è? What the fudge? Stai scherzando? Mi stanno... Stanno sebrando gli abitanti del villaggio. What the fuck? Non avevo ancora mai visto una roba del genere. Usai i tre buchi per attaccare gli abitanti del villaggio. Ma va a cagare, va. Cioè, è vero che c'è un botto di risorse adesso, scherzando, scherzando. Quindi posso passare pure all'età imperiale. Io posso farlo in un centro città qua, tipo, così da poter gestire meglio la mia produzione e tutto. Allora, io direi... Ah, mi è morto anche l'ultimo dei cannoni, ok, vabbè. Tanto. Allora, direi che adesso dobbiamo andare a sistemare il problema dei vergognosi, là. Necessariamente. Per forza. Bello che un sacco di abitanti stanno andando a lavorare direttamente. Cioè, chissà quante me ne sono morti, non me ne sono manco accorto. Geniale, comunque, quel trebuchet che mi attaccava praticamente gli abitanti del villaggio. Sta attaccando con i guerrieri spero lungo, ok. Allora, qua ci vuole balistica tipo per forza. Devo cominciare a fare abitanti del villaggio per... Direi che spostiamo direttamente questi. Serve balistica. Ok, cerchiamo di capire esattamente com'è la situazione qua sotto, perché... Ah no, il Monaco è vivo, caspita. Cioè, ce ne ho due adesso, vabbè. Curano più velocemente questi tizi. Si spicciano. Allora, vediamo se possiamo riparare anche questo trebuchet nel frattempo che ci siamo. Giusto, c'è questo qua, va bene. Vabbè che con tre trebuchet direttamente in quel modo, qualsiasi cosa io faccia, praticamente mi deletano. Allora, direi di cominciare a pensare di potenziare le nostre unità abbondantemente. Tu dove stai andando esattamente? Ora i campioni me li stanno mandando in the face, però non è un big problem. Cioè, per ora. Fino a quando tipo non mi spuntano con 13.000 unità. Ok, cominciamo il micro tipo bestiale. Ok. Scine. Ok, cominciamo subito. Ok, età imperiale, molto bene. Ma... Oh no. Questi monaci. E poi alla faccia del range, oh. Sembra qualcosa mi si fa convertire, disgraziato. Tu dove stai andando? Hanno convertito tutti quanti con un... Ah, ecco perché. Quale volo l'ho? Ok,
Ok, vieni qua tu. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Oh. Ok. Allora, quella torre fastidiosissima. Ma ci andiamo così, ragazzi. Proprio attacchiamo col nulla, praticamente. Ok. E i borgognoni magari ce li leviamo dalle scatole. Ok, se non hanno altri monaci onestamente vorrei quasi quasi rientrarlo col tizio. Ma domanda. Ma infatti non ce li hanno i balestrieri, cioè gli arbalest i francesi. Cioè è una cosa a quanto pare speciale per questa missione. Infatti avrei voluto averle tantissimo per questa roba. Cioè vengono autorangiati comunque dagli arcieri ad arco lungo, però almeno diciamo che mi diverto di più a usare l'unità a distanza contro gli inglesi a sto punto. In realtà il vero counter degli inglesi sono gli arieti. Vabbè che devono essere ben scortati. Allora, nel frattempo facciamo balistica, facciamo reclutamento, cerchiamo di fare potenziamenti utili. Quali dicono bolide? Magari. Oh oh. Oh oh. No, non è una bella cosa. Ok, tu te ne puoi tornare a casa. Via. Show. No, 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 no. Salvatelo. Nice. Andiamo. Altra roba. Oh. Posso, grazie per il follow. Non so perché non ci sia. Ah, perché probabilmente non l'ho messo io. Gli annunci in questa scena, se che non ci stanno. Basta con sti monaci, cioè sto perdendo più unità solamente con i monaci. Oh. Beh, glielo devo distruggere sto monastero. È la cosa più pericolosa praticamente che c'hanno sti babbei. Dai, sparategli prima che vi converta. Grazie. Ma siete serie? No, no, ragazzi, ma fatevi gli affari vostri, su. Cazzo vuoi? Oh. Ma quanti ne hanno poi? Shut up! Che quelli mo vengono a cercarmi, non è che vi pare che quegli arcieri mo se ne stanno fermi a casa, ma che? Ma quelli vengono a cercare il mio trabucco qua. Mother Trucker. Oddio pure. Oh. Ah, ah. Che succede qui? Aspetta, posso farlo? Ma non c'hanno manco Brazers. Cioè proprio per essere autorangiati per forza, va.
Ho capito. Che sta succedendo qua? Ok, è finito l'oro lì. Ops, no, fermi. Così. Ma vi fate i cazzi vostri, ma io non lo so, va. Perché non posso riparare quel cancello? Perché non è danneggiato, what? Oh è, sì, oh è. Allora. Andiamo. Facciamo chemistry. Cioè se facciamo chimica e poi questo. Uè. Adesso facciamo un bel po' di strutture. Così cominciamo a fare sul serio, ragazzi. Perché ovviamente abbiamo fatto un sacco di danni qui, perché comunque abbiamo ammazzato un sacco di unità e siamo stati tranquilli per un po' di tempo. Così la nostra economia si è letteralmente, cioè è esplosa e basta praticamente la nostra economia. Non ci sono stati altri problemi, tra virgolette. Non hanno attaccato direttamente la nostra base, che va bene. Quindi adesso ci sbizzarriamo nel fare tutto quello che ci serve. Non ho troppissime cose per il cibo, però adesso ci pensiamo sopra. Guarda quello ancora là, proprio convinto quel galeone. Allora, gruppo 4 e gruppo 5. Sì, perfetto. Così proprio cominciamo. E ora, siccome non mi servono più altri abitanti, che ne abbiamo 58, direi che adesso concentriamo tutte le nostre forze sulle unità. E basta. Allora, cominciamo a fare un po' di cannonieri. Andiamo a eliminare. Ops. Andiamo a eliminare praticamente i borgognoni. Così possiamo concentrarci definitivamente poi sulle unità degli inglesi. No, mi pare che mi abbiano sentito, si sono incazzati. Venite qua. Dai, su, vi faccio fare una bella passeggiata. Ehi, tu rallenti troppo le mie unità. Eh no, sono nuove di zecca ste. No, Joselin, il nostro narratore. Sono 13. Vabbè. Ovviamente che fanno? Mi hanno attaccato l'unità che ho appena fatto. Andate a cagare, per favore. Vabbè, andateci. Oggi è un buon giorno per morire, Lahir. Vabbè, questi poi sono andati a inseguire ovviamente in colonia. Oh mamma mia, mi stanno saltando. Vabbè. Ripperino. Corri ragazzo, corri. Yes. Il paladino si è salvato. Ok. Curatelo, poraccio. Allora. Fattoria, fattoria, let's go, let's go. Ok. Mamma mia. Cioè potete capire, ragazzi, quanto sia frustrante dover gestire sti cacchio di cosi ad arco lungo. Ora ci pensiamo noi. E attaccano con gli onagri direttamente. Che mangano. Vabbè, va. Stanno attaccando per forza gli abitanti del villaggio. Me l'hanno pure sniperato. Guarda dove arrivano le frecce. Ma voi che state facendo esattamente? Vabbè. Vi piace morire facile a quanto pare. Allora, intanto qui noi abbiamo preparato una bella forza. Che c'è? Ok. Din 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 din. Ok. Stiamo bene. Oh,
Allora qui sta finendo. Ok, qua ci sono tutti questi tizi che praticamente stanno inseguendo le mie unità. Aspettate, questo qua l'ammazziamo perché secondo me è losco. Ah. Ok. A pestoni vi prendo proprio. A colpi di fucile. Forza disgraziati. Allora. Ora. Facciamo questo. Tu pure. Intervieni. Poi andatevene a casa. E ora tutte le unità che faremo saranno solo ed esclusivamente cavalleria. Perché dobbiamo pensare già ad attaccare la base principale degli inglesi. E non sarà per niente una passeggiata. Più che altro dovremmo mandare semplicemente il nostro carretto lì. Però come vedete già solamente la zona c'è una torre di bombarda. Cioè, la prima cosa che vedete è una torre di bombarda. Che meraviglia. Ok, tu lavora. Ma no, gold praticamente, income. Beh, arriverà. Allora, tu vuoi... Ah. Ecco che cosa succede quando c'è un po' di... Oh. Forza. Non la faccia il gruppo d'attacco che stava arrivando lì. What? Scusa? Sta provando. Ma chi è ci porta? Riparatevelo per favore, va. Sopravvive. No. Fuck. Oddio, tutte le mie unità. Ok. Nel salvatore d'assedio lasciamolo stare un attimo. Oddio, il tilt, veramente, tiltante tutta sta storia. Quei cacchio di cose mi hanno massacrato. Sempre perché, tra parentesi, vanno a disturbarmi mentre sto andando ad attaccare questi che non c'entrano niente con voi. Che cosa volete? Ah. Va bene che a prescindere perdono questi contro i paladini, giusto? Però mi manca l'ultimo upgrade d'attacco ai paladini e poi ci siamo. Facciamo così. Mi conviene separarli tipo con la formazione bella aperta. Un pesce fuori d'acqua. Ho preso un achievement, mi sa, per aver distrutto qualcosa con... cioè, come si dice? Ho ucciso, mi sa, una barca con un cavallo. Ma che... se ne arrivano da sopra. Giusto? Non so a voi, ma comincia a venirmi il dubbio che ci sia qualche caserma, cioè qualche alloggiamento a nord. Ok. Se ora questi simpaticoni non ci danno più fastidio, magari possiamo andare veramente a costruire il nostro laboratorio d'assedio. Odiosa sta cosa, queste unità che mi arrivano praticamente sotto la loro base. Perché giustamente vengono attaccati e quelli che fanno devono andare a uccidere sti arcieri, perché non è che li lasciano in pace, no? No, no. Che fai, scherzi? No, cioè c'è qualche caspita di caserma là sopra, sicuro. A 100.000%. Tenete andare qua, per favore. Che stanno sfondando piano piano. Allora, fatemi pensare, che cosa posso fare più? No, ma devo capire da dove stanno arrivando queste unità, perché non me lo spiego completamente che caspita sta succedendo qui sopra. È troppi ce n'è.
Sparata? Ok. Cioè, ma guarda te, va. Ah, ancora quell'arciere bastardo che cerca di prenderli. Guarda, guarda, guarda come prova a caitarselo. E ora muori. Ah, non ne ho pietà. Scusatemi ragazzi, purtroppo è alquanto tiltante questa missione, come potete intuire. Mi lasciano un attimo. Ok, va bene, va, ho capito. Devo fare... Non posso mandare tipo il gruppetto di prima, perché per qualche motivo adesso sono diventati molto più forti. Allora, facciamo un mercato anche mentre che ci siamo, perché abbiamo troppe risorse, tipo, e non ho oro. La cosa peggiore è che praticamente le mie unità non le posso aiutare con la cavalleria quando c'hanno questi alabardieri. Beh, poi chiaramente arrivano loro. Per l'amor del cielo. Bene, grazie. Allora, prendiamo tutte cose. Mi sa che potrebbe essere una buona idea investire in fede a questo punto, eh. Vediamo, dov'è? No, no, no. Fede, ecco. Oh. Perché abbiamo capito che questi hanno troppi monaci. No, però allo stesso tempo mi sembra uno spreco di risorse, perché... solamente per abbattere praticamente questi buffoni mi sembra sbagliato. Allora, stavamo dicendo, facciamo un bel gruppo di unità. Guarda che stava andando a costruire di nuovo la caserma là sopra questo. Allora, prendiamo questi e li mandiamo a raccogliere questo bellissimo oro. Per forza devono ricostruire quella caserma lì, per caso, perché stanno mandando un tipo abitanti del villaggio tutto il tempo lì. Strana sta cosa. Mi servono altri monaci, devono curare di più. Com'è? Qua ce l'abbiamo la ricerca buona, sì. Per loro sì, perfetto. Oh. Basta, ve prego, basta. Basta. No, aspetta. Se mettiamo qua sto castello, praticamente lo deletano. Lo mettiamo qui, così dovremmo riuscire a bloccare altra roba. Ok. Ho avuto un'idea. Ciao Alessio. Buonanotte. Ho avuto un'idea. Per aiutarmi, visto che loro non hanno unità d'assedio, perché non farmi un castello là in faccia a loro? Così magari la smettiamo con questa storia e posso dare un supporto diretto alle mie unità. Un supporto abbastanza fisso, che dovrebbe distrarre anche i nostri simpatici amici. Ci serve solamente un minimo di pietra in più. Allora, gruppo 2, gruppo 3, sono i nostri monca. Ok. Ops. Sì, dobbiamo fare così secondo me. Bello castello. La loro faccia praticamente. E non li facciamo più muovere praticamente. Stop. Fine delle danze per voi. Cioè, sta di fatto che adesso ho un numero di unità un po' più considerevole rispetto a prima. Ora, l'unica cosa è che ovviamente mi serve un'unità d'assedio. Forse mi converrebbe fare i cannoni piuttosto che fare i trebuchet, perché sono un po' più mobili e più facile forse fare qualcosa. Non lo so onestamente. Oppure gli arieti. No, facciamo gli arieti. Whatever. Facciamo gli arieti. Cominciamo a preparare gli arieti.
Guarda come si coordinano. A questo punto non è fatto apposta che si coordinano gli attacchi per forza, perché non è possibile una cosa del genere. Non l'ho mai vista veramente. Ah, indietro. Indietro. E qua non ho perso nemmeno un'unità. Perfetto. E loro hanno attaccato, quindi adesso è il momento buono per piazzargli un castello in the face. Venite qua. E che cosa stanno inseguendo non lo so. Ok, così proprio assicuriamo al 100% il nostro attacco. Buonanotte. Ehi, 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 ehi. Fortuna, questa base è ricca, 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 ricca di oro. Abbiamo fatto benissimo a eliminarli subito questi. Ora ci stiamo scammando dalla valle. Anzi, questa qua la terrei perché... Eh no, non mi rompete le scatole voi dall'altra sponda. Peccato perché così posso praticamente fare... Posso eliminare il problema dei monaci perché non mi possono convertire un castello. Cioè almeno, oddio, lo potrebbero fare pure ma... Arrivate per favare, fate ricostruire questi poveri trasti. Però ovviamente vengono subito targettati dal Betrayer qua. Ok. Va bene. Caspia, ci hanno solamente Ariete coperto. Cioè proprio fanno cacare sti i francesi contro gli inglesi, va. Oddio. Per favore. No, 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 no. Ok. Ah, ora va attaccate. Ah. Ah, finalmente. Bene. Ora. Volevo fare. Oh mio Dio. Uff. Non so fare di più possibile praticamente. Ok, questo gruppo è andato qua ad attaccare. Cioè, invece di andare ad attaccare tipo la mia base principale, sono andati di qua. Vabbè, vedete voi. Ok. Facciamo un po' di cannonieri, così finiamo definitivamente sti buffoni. E ci togliamo il pensiero. Voglio vedere se questo monaco... No, 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 sta andando a curare. Per un attimo ho pensato che stesse provando veramente ad andare a... convertirmi tipo il... come si chiama? Tu hai fatto un errore, ragazzo. E qua vi costruisco questo. Tiè. Questo castello si farà 4 risate. Buoni, state buoni. Ok. Un botto di arieti, perché magari... Vediamo se possiamo fare qualcosa a riguardo. Perché è più difficile attaccare con il castello gli inglesi? Molto più difficile. Dove li ho mandati? Ah, ecco, perfetto, li ho già mandati qui. Bene. Facciamo un bel trebuchet da questo lato. Ah, ottimo. Ok, i borgognoni praticamente non daranno più altro fastidio, anche perché non hanno per fortuna armi da assedio, almeno questa è la cosa buona. Ok, andiamo a lavorare la legna. Caspita, mi sono dimenticato di fare sega ad arco qui. Allora, vediamo un pochettino cosa possiamo abbattere di preciso.
da questo lato. Tipo gli alloggiamenti potrebbe essere già un ottimo inizio, considerando che continuano a produrre unità. Purtroppo c'hanno altri abitanti del villaggio tipo sparsi, mi sa, nella zona principale, ma su quello non ci possiamo fare nulla. Allora aspettiamo ormai tutti, come si chiama, soprattutto aspettiamo possibilmente un altro gruppo d'attacco, perché secondo me un altro scherzetto ce lo fanno questi qui, eh. Bene. Ah. Per questo non farà una bella fine. Hanno costruito qualche altra caserma tipo da quelle parti. Ok. Andiamo. Comincia l'attacco. Mi sono rotto di aspettare, ragazzi. È già da 1:18 praticamente, cioè, quindi a più di 45 minuti. Che praticamente saremo qui a soffrire tutti insieme. Apriamo lo sto castello. Torri di bombardo per fortuna non sono così tanto precise da colpire i cavalieri. Cioè o paladini, vorrei dire. Attacco. Scappate. Ma perché ci sono cacchio di cose qui? Allora voi venite qua. Perché comunque se distruggiamo queste torri di bombarda, loro non le possono ricostruire. Come arriviamo direttamente alla collina? E facciamo direttamente le strutture qua, in modo tale da poter rifornire le nostre unità direttamente sul fronte. Dove state andando voi, pazzi scatenati? Ovviamente non potevano non esserci gli alabardieri di Borgognoni qua a rompere le balme. Non lo mai, no? Ormai è diventato standard. Ma se gli costruissimo un castello qui sopra si offendono? Beh, scommetto di sì, però. Oh, caspita, quante reti abbiamo perso. Siamo anche questo castello. Chissà come è mai sto muro messo così comunque. Dobbiamo rifare unità. Com'è la situazione qui? Che sta succedendo qua? Che nel frattempo qua è successo altro panico, immagino. Sì, esatto, ci sono ancora i monaci che rompono. Oh, abbiamo trovato la caserma. Cioè meglio gli alloggiamenti, così li eliminiamo. Poi ok, scusate ragazzi, ma voi potreste anche difendervi. Vabbè, va, sono un po' stupidi purtroppo. Oh, mamma mia. Allora, ok,
Forse dovevi fargli distruggere queste torri prima, eh. E poi il castello. Perché ho la vaga impressione che non se la vedano tanto bene. Aspetta, questi alloggiamenti però li devo distruggere, perché sennò continuano a mandarmi unità qua. Comunque penso che abbiano un po' mollato. Aspetta, vediamo cosa c'è esattamente qua per arrivare. Cioè, per capire. Ecco che cosa sta succedendo. Che le unità ovviamente vengono triggerate, inseguono il monaco. Ah, che cosa si deve fare per arrivare a questa collina? Cioè, c'è qualcosa di troppo pericoloso? Allora, c'è un muro di essere. Ok, va bene. Quindi, in realtà facciamo una bellissima cosa noi. Apriamo qui. Ignoriamo totalmente sto castello ormai. Whatever. Holy ship. Ok, stavo parlando sul fattore tattico del... Ma c'è qualcosa di veramente pericoloso lì? Quanto pare sì. Ok. Sono una catafacca di unità. Sotto purtroppo si continua questa battaglia infinita. I monaci mi sa che sono andati a popò perché sa che cosa hanno seguito. Sotto il buscè quasi quasi lo porta al fronte. Buonanotte. Alla fine non è stata una cattiva idea bloccare praticamente i borgognoni qui. Ok, mi sa che è spawnato tipo un gruppo d'attacco, ragazzi, perché sta strano. Comunque credo che veramente il carretto, forse se ce la facciamo, lo portiamo direttamente qua. Evitiamo tipo le torri con bombarda. Distruggiamo questa qui per sicurezza, che non si può mai sapere. Credo che comunque il carretto sia più veloce di qualunque cosa qua, a livello di velocità di movimento, chiaramente. Alla battaglia. Aprile. Ma io non ci credo comunque. Ma all'improvviso spuntano sti cosi. Non mi basta che ne sopravvivino due, onestamente. O anche uno. Basta che mi apri il muro. Da voi. Ok, di essere aperto. Il muro è aperto, ragazzi. Ovviamente non poteva non esserci un altro cavaliere. Vabbè. Bravo, ha attaccato però quello con più HP. Ok, mandiamo questi altri. Asfaltate tutto quello che c'è qui. Questo pezzo di muro magari lo facciamo cascare così. Ehi! 36 HP, aspetta. Ecco, perfetto, così posso entrare. Ok. Allora. Dov'è? Tu. Caro che trasporta la bandiera francese, caspita, pure col nome che si muove. Per sicurezza salviamo, perché ormai abbiamo capito. Le cazzate abbondano. Ok, un bel po' di unità c'hanno ancora qua. La cosa che ci interessa a noi in questo momento è mandare solamente questo carretto e basta, cioè non abbiamo bisogno di proseguire troppo oltre in realtà. Magari gli facciamo una piccola scorta tipo. La mandiamo qua. E voi magari non vi suicidate contro il castello. Mi ricordo quando da bambino questa missione praticamente mi passava il tempo a distruggere tutto. Un folle. Pensandoci oggi sono un folle. Cioè non ho mai giocato a difficile in effetti, ma caspita. La cosa peggiore, ragazzi, non è tanto il rischio di perdere la partita, è la quantità di unità che continuano a mandarti costantemente, che non ti fa, tra virgolette, giocare la missione con calma e senza dover tipo fare chissà che cosa, perché letteralmente
Cioè, questa missione sta durando il triplo del tempo, perché sono sempre stato sotto attacco. Ok. Un secolo di sangue, vittorie e occupazione inglese fu capovolto in un solo anno da una ragazza. La guerra dei cent'anni era finita. Cosa più importante, le azioni di Giovanna accesero il senso di nazionalismo francese. Nobili e contadini non appartenevano più ai loro sovrani, ma alla Francia. Giovanna non sarà mai dimenticata. Statue e ritratti su vetrate colorate sono già state commissionate in centinaia di paesi e città per tutta la Francia. Il suo nome fu riabilitato dopo il verdetto di colpevolezza e secondo me Giovanna d'Arco diventerà presto santa. Talvolta la storia è determinata dalla forza delle armi, altre volte solamente dal caso. Nel XV secolo la storia della Francia fu determinata dal volere di una giovane, l'unica persona nella storia ad aver comandato l'esercito di una nazione a soli 17 anni. Beh, vediamo un po' ancora quanta roba c'era, ragazzi. Oh. C'è pure per un po' di oro, là c'erano un sacco di cose. Sti fedenti praticamente non mi facevano proprio passare. Va bene che poi a un certo punto li ho cominciato a ignorare dopo avergli messo qua il castello, giusto? E credo che questa sia stata una mossa vincente, che se ci avessi pensato prima probabilmente l'avrei fatto sicuramente, e avremmo fermato i loro attacchi molto molto prima. Questa, ripeto, è stata una mossa top tier, non farli potenziare questi qui. Assolutamente. Va bene, ragazzi. Quindi, che poi guardando le strutture non è che c'hanno tipo così tanta roba. Il problema sono tipo tutti quegli arcieri schifosi, eccetera, che veramente... Però la cosa migliore che del fatto che sia finita questa campagna, ragazzi, non è tanto il fatto che non debba più giocare i francesi, che comunque mi piace come civiltà. Però giocare contro gli inglesi è la cosa migliore, mamma mia. Cioè, la cosa peggiore, più che altro. Ok, la terza campagna, in teoria, di... Se non mi sbaglio... Aspetta, qual era? Chissà se c'è un modo per capire qual era esattamente, perché era... Allora, America non è di sicuro. L'Europa... Ah, oh, queste qua sono a quanto pare delle campagne nuove che però non, ho, non abbiamo... I siciliani! Vero che sono stati aggiunti i siciliani, ragazzi? Io, essendo siciliano, no, prima o poi probabilmente ci farò un pensierino. Attia, Kodankian, campagna The Last Chance. Campagna Age of King. Aspettate, ragazzi, dovrebbe essere... Definitive Edition, no? Era Genghis Khan. No, io mi ricordo benissimo che era qualcosa che aveva a che fare con i... come si chiamano? Ecco, Saladino. Eccolo qua. Ok, perfetto. La prossima campagna quindi, ragazzi, sarà quella di Saladino. E vedremo un pochettino che cosa uscirà fuori. Anche questa qua non è... Cioè, diciamo che alcune campagne non sono proprio tra le più facili. Penso proprio che abbia potuto capire quanto possa essere difficile. Anzi, io ricordo benissimo, ragazzi, che Barbarossa era una delle campagne più difficili, forse non la più difficile, forse che di dei primi Age of Empires, cioè del 2, tra le varie campagne, perché poi come vedete qua c'è la valle e ancora c'è un sacco di roba, però. Oppure vogliamo pensare magari a fare tutte le campagne dell'Europa? Beh, fatemi sapere, ragazzi, nei commenti, se vogliamo magari dedicarci solo all'Europa, poi all'Asia e poi così via. Forse potrebbe avere anche senso, tanto alla fine non cambia molto. Va bene, grazie ancora, ragazzi, per la visione e per aver avuto tanta pazienza, perché queste missioni sono veramente toste, però ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Grazie ancora, ragazzi, noi ci vediamo quindi alla prossima campagna e al prossimo video. Ciao ciao.